Una cosa è certa, Amedeo Barbato ha veramente una personalità sfaccettata. Sinceramente noi avevamo quasi deciso di non dargli più spazio, ma questa volta uno spazio minimo glielo dedichiamo, ma solo ed unicamente perché chiede scusa. Ricorderete che si è lasciato con Sofia Galazzo ed è ritornato con Serena Panella ed ha avuto nei confronti di Sofia e Fabiola frasi alquanto tristi e offensive. Ex, fino ad un certo punto mi è sembrato di capire. Non ho idea se la redazione non abbia saputo veramente nulla di tutto il casotto, sinceramente ci credo poco, ci sono molte scuse, ma ci potevano essere anche di più. Ricordo perfettamente quando è andato a Nola a denunciare ai carabinieri, pagine Instagram, che lo impersonificavano e fans club su Facebook, perché fondamentalmente non voleva che nessuno, tranne lui, guadagnasse con la sua immagine. Mi ricordo una frase di una cattiveria, che mi raggelò, e quindi ho più di un dubbio sulla sincerità di queste scuse, che ho anche il timore, che siano state indotte non dall'orgoglio, in particolare modo mi riferisco alle scuse a Fabiola, che si era presa della più teen XXXXX di Napoli, ma dal fatto che quelle affermazioni potevano anche avere delle conseguenze. Avrei avuto anche piacere vedere le scuse alle fans di Sofia, che avevano una pagina sociale in comune con lui e siccome erano passate in toto con la siciliana si sono sentite minacciate di azione legale ai loro danni. Fatto sta che le scuse di Amedeo Barbato ci sono state, anche se tardive, e quindi le pubblichiamo in maniera integrale così come le abbiamo prese dalla sua pagina Facebook ufficiale, sperando vivamente di non dovercene pentire. Rimane fatto che per noi Amedeo Barbato rimane il tronista peggiore di tutta la storia di Uomini e Donne. Ciao, sono di nuovo qui, per condividere un pensiero, ma prima di farlo faccio quello che avrei dovuto fare da tempo, chiedere scusa. Scusa per aver fatto soffrire Sofia e aver deluso la sua famiglia. Scusa ai miei cari, scusa per aver offeso Fabiola e alcune followers, che mi rinfacciavano l'evidenza, la stessa, che ho a lungo ignorato preso da mille situazioni da non avere neanche il tempo di pensare, con lucidità. Le scuse non sono finite perché delle scuse, grandi come una casa, vanno anche a voi che mi seguite ogni giorno. So di avervi deluso ma cercherò poi di raccontarvi quello che mi è successo. Una trasformazione, che non mi aspettavo e che non volendo ha fatto emergere lati marginali del mio carattere, che hanno portato a fare e dire delle granci a Linetta, a te, dei meccanismi di difesa con i quali ho cercato di porre rimedio a quello che non mi sentivo di condividere con voi per superbia prima e per vergogna poi. Oggi lo so e lo ammetto con trasparenza, ho sbagliato. Chiedo scusa anche alla trasmissione, che mi ha ospitato in questi mesi e da qui inizia il racconto, che mi sento di condividere con voi, qualcosa di personale, che vi racconterà che Amedeo è un punto di partenza per farvi comprendere che l'orco nasconde davvero un ragazzo gentile. Tra me e Serena c'era una relazione speciale, un amore grande di quelli che smuove mari e monti, ma come accade nella vita a volte queste cose finiscono emotivi. Ci vorrebbe una vita ad elencarli ma sono i soliti di tutte le coppie. Per me quello non fu un bel periodo, tornai a casa e iniziai una seconda vita in cui si presentò l'opportunità di partecipare a Uomini e Donne. Non fui gettato allo sbaraglio perché in quel momento mi sentivo pronto e mai e poi mai avrei immaginato quello che sarebbe successo nelle settimane a seguire. In trasmissione ho avuto l'opportunità di conoscere tante belle ragazze e soprattutto Sofia, bella da farsi notare, e fu un'infatuazione a prima vista sebbene l'abbia tirata un po' per le lunghe, e sì, quello che avete visto tra di noi era reale ai nostri sguardi e i baci che ci siamo scambiati, tutto, era la mia donna ideale. Ideale per molti, tutto quello che avrei potuto desiderare nella vita e anche oltre. La scelsi e quel giorno rimarrà per sempre impresso nella mia memoria. Insieme ai nostri baci mi perdevo in quegli occhi di cerbiatto sinceri, indagatori. Ma non sempre ciò che è l'ideale è il giusto per noi. In cuor mio stava crescendo il seme del dubbio, non stavo forse illudendo una ragazza innocente? Dopo la fine della trasmissione, come ormai saprete, ero tornato in contatto con Serena cui commisi il mio primo grande sbaglio: non mollare tutto ma bensì ripetendomi che Sofia era la migliore scelta per me, andare avanti facendo miei anche i pensieri di tutte le persone che mi circondavano. Passammo alcuni giorni bellissimi insieme, poi ci separammo in quanto la convivenza ci era parsa nell'immediato una forzatura, e qui commisi il mio secondo grande sbaglio. Subentrò nuovamente la nostalgia e Serena, che era lì a pochi chilometri da casa mia, parve un porto sicuro e la rincontrai. Ricordate il sushi? Vederla riapri ferite mai rimarginate, ferite che solo l'amore può lasciare. Con Sofia, che non era sicuramente una stupida, le cose non andavano bene e litigavamo spesso per quello che una ragazza desidera che il suo uomo faccia, e alla fine feci il terzo grande sbaglio, andai a conoscere i suoi genitori. Furono anche quelle giornate bellissime e i miei dubbi sembravano spariti e lei era felice entrambi, ma qualcosa lì si era già rotto. Lì capii che non potevo più prenderla in giro e decisi di raccontarle la verità, tutta per evitare di ferirla ulteriormente ed evitare che il suo amore diventasse troppo grande, perché avendo sofferto in prima persona sapevo ciò che avrebbe potuto, per colpa mia, passare se non avessi fatto chiarezza nei miei sentimenti. Mi ero visto a 40 anni, sposato con una donna, che non amavo appieno, a litigare ogni giorno per questo e per quello, rimpiangendo entrambi per delle scelte affrettate e col senno di poi, sbagliate.
I post, i tag miei di Serena, le C, A, Linetta, Linetta, A, T, e di chi si crede di essere invincibile, ma alla fine non lo è. Tutto ciò che ho scritto e raccontato era dettato dal non saper cosa fare in quel momento e nel cercare di difendermi so di aver esagerato, avevo solo bisogno del tempo di rendermene conto, dovevo solo chiedere aiuto ma non l'ho fatto, dannato orgoglio. Alla fine di tutta questa storia, i miei sbagli avranno il pregio di dare l'opportunità a Sofia di non essere presa in giro da un uomo, che non l'ama per quanto meriterebbe, e i suoi 19 anni le permetteranno di trovare di meglio, non ho dubbi, ha dalla sua una bellezza e dei valori molto importanti. Io e Serena invece avremo una seconda opportunità, alla luce del sole, l'opportunità che ci eravamo negati mesi fa, quando l'orgoglio si frappose tra noi, ma si sa, l'amore fa grandi giri larghissimi ma alla fine torna sempre, basta ascoltare i sussurri del proprio cuore, quelli non mentono mai. Scusatemi, semplicemente Amedeo.